chissà qualcosa di più. Intanto potresti spiegare anche al meglio come sono venuti alla luce questi reperti e sì, chi soprattutto li ha... Sì, grazie, giro della domanda. E dunque, diciamo così, la bonifica archeologica era già prevista da progetto esecutivo del Terzo Valico, nel senso che sia per quanto riguarda Radimero, sia per quanto riguarda un'area di Pozzolo dove ci sono delle tombe romane, era proprio previsto che dopo la bonifica di Gnibellici venissero fatti gli scavi archeologici. Di conseguenza non è che stessero scavando per fare il buco e per sbaglio hanno trovato i reperti dell'antica Libarna. Sapevano, secondo i dati da progetto esecutivo, che lì potesse esserci una strada di collegamento dell'antica Libarna o addirittura l'antico acquedotto, no? Che poi parlando anche con diciamo così, un po' di persone di Arquata che la situazione l'hanno seguita, insomma, era risaputo che quella era zona di insediamento dell'antica Libarna. Quello che a noi lascia abbastanza scioccati, no? La domanda che abbiamo fatto più volte, chi è che sta lavorando lì dentro? Dunque, certamente c'è la soprintendenza che ogni qualvolta tu apri uno scavo archeologico loro devono essere avvisati, in qualche modo controlla. Dopodiché ci sono archeologi indipendenti, ci sono archeologi di Arquata, ci sono archeologi di Novi, ci sono archeologi del Novese, quindi persone anche che sappiamo quello è un campo molto difficile, no? Molto in crisi perché non ci sono finanziamenti da parte del governo a lavorare lì dentro, no. Ci sono gli archeologi della Lande. La ditta Lande, sapete, noi abbiamo denunciato più e più volte, sono stati coinvolti rispetto alla questione degli appalti del G8 dell'Aquila, pare avessero rapporti con Clan della Camorra, e l'abbiamo denunciato come sempre normalmente facciamo, con tanto di insomma, notizie verificate e riportate, sono finiti addirittura in Parlamento in un'interrogazione parlamentare perché c'era un'informativa dei ROS che li attenzionava appunto per i rapporti con la Camorra. Quindi gli archeologi, rispetto a cui noi non è che ci permettiamo di dubitare della professionalità di chi è lì dentro, quello che però noi segnaliamo è, cioè, la Lande, ditta subappaltante del COCIV, sta lavorando sui reperti dell'antica Libarna, loro che interesse hanno? Cioè di fare un lavoro fatto bene, metterci tutto il tempo necessario, non so, mi sembra la risposta abbastanza scontata. Infatti un'altra delle cose che noi diciamo è che ovviamente quando diciamo che Cocive se ne deve andare ad Arquata, se ne deve andare a Cocive, tutte le ditte insomma che hanno il subappalto, a noi piacerebbe tanto che fossero gli archeologi di Novi, di Serravalle, di Arquata, che lavorassero con la passione di cui sono capaci alla ricerca di quei reperti. Anche perché non è dato capire che cosa succederà adesso, no? Cioè, nel senso che la cura che loro hanno di questi reperti è evidente. Mentre scavavano lì buttavano giù le case, polvere dappertutto, insomma una cosa secondo me davvero indegna. Accanto, proprio accanto stava succedendo questa cosa. Ora che cosa fanno di questi reperti? Li devono togliere, li catalogheranno, faranno finta di non aver trovato niente, anche perché normalmente quando trovano qualcosa e non hanno i soldi poi per estrarre, ricoprono, perché comunque ricoprendo c'è la conservazione. Lì non possono ricoprire, perché lì devono mettere la talpa e scavare il tunnel di valico. Ecco, ma scusa, di questo il Ministero dei Beni Culturali è informato? È possibile chiedere una risposta scritta o quantomeno un sopralluogo da parte di tecnici super partes? Dunque, noi rispetto a questa cosa qua ci siamo mossi dal primo secondo allertando noi la soprintendenza e facendo un po' insomma tutta la parte burocratica che come sapete facciamo sempre perché crediamo che quelle che a volte chiamiamo anche barricate di carta servono comunque sempre per rallentare o ostacolare i lavori. Ad oggi quello che noi sappiamo, ma lo sappiamo in via ufficiosa, perché vi sfido a trovarlo, un comunicato stampa della soprintendenza che dice abbiamo trovato questo e si tratta degli scavi dell'antica Libarna. Non c'è nulla di questo ufficialmente. Ufficialmente quello che c'è è che ci sono loro uomini sul campo, sono allertati, un po' come il protocollo amianto, è un po' tutto ufficioso, no? Però ovviamente noi cittadini non è che possiamo sapere, non è che possiamo vedere, a noi non fanno vedere le carte, è come il protocollo amianto. Adesso insomma il protocollo amianto non c'era, poi forse adesso c'è una prima parte di protocollo amianto, dopodiché sul protocollo amianto noi gente comune potremo mai vederlo? Cioè, perché lo tengono nascosto? Lo tengono nascosto evidentemente perché hanno qualcosa da nascondere. E recentemente è stato sul sito dell'ARPA è stato pubblicato l'esito del primo campionamento che l'ARPA ha fatto rispetto alla presenza d'amianto, dicendo che non c'è amianto. Non ci permettiamo di metterlo in discussione. Sottolineiamo il fatto che da novembre ad oggi hanno fatto un'analisi. Cioè, questo dovrebbe renderci tranquilli. Cioè, il protocollo amianto che cosa prevede? Prevede che COCIV fa fare l'analisi in contratto privatistico all'università,
Quindi quelle analisi lì non saranno mai pubbliche, cioè il controllato che fa anche il controllore, insomma come spesso succede in Italia, e l'ARPA forse una volta ogni 4 mesi, che sfatiamo un mito, parlare dell'ARPA non significa parlare di qualcuno di indipendente dal nostro punto di vista. Parlare dell'ARPA, insomma sapete chi è il direttore dell'ARPA, parlare dell'ARPA significa parlare di chi bene o male ha nomine politiche, che quindi risponde a chi li nomina, e sappiamo chi ha nominato gli attuali vertici dell'ARPA, che sono tutte persone che sostengono la realizzazione del Terzo Valico, palesemente. Di conseguenza, niente, se siamo abituati a questi soprusi, ci piacerebbe che la gente democratica, con un minimo di cultura democratica, fosse in grado di indignarsi di questo. Invece no, magari si indignano perché noi togliamo alcuni chilometri di recinzioni, ma non sono in grado di indignarsi davanti al fatto che le loro leggi, la loro legalità, loro sono i primi a calpestarla. Perché questa opera qua la stanno costruendo davvero calpestando il diritto giorno dopo giorno, quotidianamente. E quando noi diciamo che pratichiamo la disobbedienza civile, come dire, non siamo gli unici che travalicano la legge. La differenza che c'è fra noi e loro è che noi, se travalchiamo la legge, ci punisce subito la... e c'è qualcuno che ha subito un'inchiesta, e quindi abbiamo tutti i problemi. Su di loro ovviamente mai nulla, diciamo. Abbiamo presentato non so quanti esposti, denunce, non abbiamo mai avuto risposte da parte di chi doveva darci. Adesso nell'area archeologica si sono fermati, continuano a scavare, scavano secondo i criteri di salvaguardia archeologica o... Dunque, da qualche giorno sono fermi, nel senso che... Ma non per giorno. Questo scoperto no. Che 2 settimane. No. Scavavano 2,5 metri, che è la quota stabilita per legge per i, dove puoi scavare ancora con mezzi meccanici in un sito archeologico. Cioè per legge, fino a 2,5 metri. In quel cantiere si poteva scavare fino a 2,5 metri con pale meccaniche. Dopodiché, siccome c'era il rischio di trovare dei reperti, bisognava andare diversamente, un po' a mano, un po' con piccoli scavatori, eccetera. Combinazione 2,5 metri hanno trovato questa pavimentazione. Quindi adesso quindi, c'è, quindi in questo momento sono... è la prima cosa che è stata trovata. Sì, è stato trovato un pezzo di pavimento. Mi sembra. Quindi non... significa che il pavimento non viene costruito solo per qualcosa di inutile, ma per sì, o una strada di una casa, o una strada di collegamento, o quello che si dice l'acquedotto. Volevo soltanto aggiungere un attimo una cosa sul protocollo amianto. No. Perché anche non viene eventualmente pubblicato il protocollo amianto? Perché nel momento in cui viene rilevata la presenza di amianto, salta il piano cave, quindi salta tutto il piano delle cave della Romanellotta, perché non possono più mettere, a parte le condizioni di trasporto, il monitoraggio dell'aria, dell'acqua, eccetera. Non possono proprio più mettere fisicamente questo smarino nelle cave che erano predisposto, quindi salta tutto. E siccome adesso stanno andando avanti con dei lavori che servono solo a spendere i soldi che hanno, stanno facendo delle cose. Allora, a Pozzolo stanno facendo i carotaggi dove sono 10 anni che stanno carotando, cioè tutti gli anni vanno a carotare a 10 anni. Allora, lì per il protocollo amianto abbiamo un campione ogni 500 metri di galleria. Lì che devono fare la massicciata abbiamo un piezometro ogni 10 metri da 10 anni, tutti i giorni c'è una trivella che mette giù un piezometro. Cioè, sono soldi buttati via, ogni piezometro costa dai 2-3 mila euro. E continuano a lavorare in questo modo qui, per spendere i soldi che hanno, quelli che non li portano via, perché adesso pare che il Terzo Valico sia diventato un banco, ma no, dove... sono stati messi dei soldi e pian pianino ognuno se li prende, se ne è preso un po' Moretti per mettere a posto le linee, adesso la provincia voleva prenderne un po' per mettere a posto le frane. Siamo in questa situazione qui, non c'è un... fino al Terzo Valico non si è ancora fatto assolutamente niente, nemmeno i cantieri preparatori, è stata fatta qualche bonifica bellica e ora c'è la questione era di Mero. Abbiamo trovato il signor. Ma se si segue, cioè, va bene, anche l'esperienza proprio per quel poco, cioè se interviene la sovrintendenza, ovviamente, che ti fa di solito, quando io ho visto anche altri, quando hanno fatto magari dei lavori, hanno sospeso tutto e lì non ci sono santi, cioè di solito ovviamente non ci sono santi, quindi fanno tutte le verifiche.
alla fine delle verifiche, se in effetti lì c'è un sito archeologico, non puoi più toccare niente. Cioè vuol dire che lì non deve passare più neanche una formica. Purtroppo non è così, perché ad Arquata non hanno sospeso nulla. Cioè, la cosa che abbiamo sperato anche noi, no? Cioè, perché se significava allungare i tempi, naturalmente. Hanno trovato i resti dell'antica di Barnac, cioè, boh, vorrà dire che si fermeranno. Noi assistevamo a questa roba, pure interrogandoci noi, no? Anche perché, come potete vedere, noi quel giorno lì volevamo occupare il cantiere. Cioè, volevamo buttare giù le recinzioni e occupare il cantiere. Visto invece adesso ci sono i resti, toglieremo solamente le recinzioni, ma non occuperemo il cantiere, perché non vorremmo mai che per sbaglio qualcuno calpesta, insomma, sì, per tutelare il resto dell'antica Libarna. Quindi figuratevi, questa roba ha anche significato per noi discutere, no? Ma lo facciamo ancora, non lo facciamo ancora? Perché eravamo convinti, eravamo talmente stupidi da pensare che fosse come raccontare tu. Hanno trovato i resti dell'antica Libarna fermi tutti. Poi abbiamo visto arrivare le ruspe e buttare giù le case, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto, vabbè, cioè, evidentemente siamo gli unici che pensano che il buon senso ha ancora significato. Il rischio qual è? Che loro adesso trovino qualche reperto e cominciano a classificarli e li trasferiscono da un'altra parte. Trasferire un acquedotto, una pavimentazione, sia molto agevole e soprattutto, ma non ho mai sentito parlare. Ci può essere altro, cioè non è che... Io vi posso dire cosa abbiamo fatto noi. Magari mezzo metro più in là c'è A, cioè esatto. Non è... dipende da quello che c'è. Si presuppone che ci sia qualcosa di molto più grosso se trovano una pavimentazione. Vi posso dire cosa abbiamo fatto noi? Noi, sapete, abbiamo simpatizzanti di tutti i tipi, noi ci siamo rivolti agli archeologi. Abbiamo chiesto come funziona, cosa succede, la soprintendenza, non la soprintendenza, e ci hanno spiegato più o meno le procedure e le cose. Abbiamo anche chiesto, insomma, vedevamo le ruspe, quindi mi hanno detto ma con le ruspe si può fare, ci hanno spiegato, come diceva lui, che fino a una certa profondità si può fare con le ruspe e tutto qua. Poi la parola ultima ce l'avrà la soprintendenza, no? Nel senso che sarà la soprintendenza, ci hanno spiegato, che dirà adesso dobbiamo togliere, adesso dobbiamo proseguire gli scavi. Resta il fatto che voi il cantiere di Radimero l'avete visto tutti quanti, credo, è una piccolissima parte quella in cui c'è lo scavo archeologico, che è la parte tutta di sinistra del cantiere arrivando da Radimero, che è la parte dove poi c'è la strada, per capirci. E non lo so quanto sarà qualche metro, hanno costruito questa striscia, che è la striscia della cosa archeologica. E infatti c'è anche tutta la montagna di terra a lato, che è la terra che hanno tolto. Sì. Lì però c'è tutta l'area che se dovessero decidere di cercare, potrebbero trovare chissà che cosa, nel senso che se ho trovato qua, magari trovo 50 metri più là. Trovano qualcosa sicuro. Però siamo sempre lì. Noi purtroppo abbiamo un grosso problema, siamo cittadini, quindi non meritiamo di sapere neanche che cosa vogliono fare rispetto a questa cosa. Sì, ma se qua. Noi in casa... Avessi una casa d'epoca e per sbaglio mentre fai il lavoro trovi un'apertura che in teoria non c'era, non puoi andare avanti. Certo. Ci sono degli escamotage a Roma hanno trovato scavando cantine o scavando semplicemente la metropolitana. Ma la metropolitana lasciamo perdere, lì hanno fatto delle cose. Niente, c'è un dispositivo, qualcosa che ti consente di classificare i reperti che vengono trovati, messi, ci sono molte case a Roma dove addirittura, parlo di un certo tipo di abitazione, chi può permetterselo di fare, delle teche di cristallo dove tu devi tenere a vista, anche se poi è privato, cioè non può venire il turista a dirti voglio vedere quello che è, però devi custodirlo, diventi il custode di questi reperti. Si può fare questa cosa qui. Poi... Questo sì, Gino, però c'è un problema, che lì devono scavare il tunnel di valico. No, quindi lì devono rasare. Io stavo facendo riferimento a quello che diceva adesso. No, è chiaro. Infatti, la prima domanda che ti ho fatto è... Dovrebbero togliere. Non possono certamente fare delle teche a Libano. Segui quello che ti dico io. I binari con sotto il vetro. No, certo, devi tutelare. In quel senso lì. Certo, no, infatti. Ma secondo voi dove hanno iniziato a scavare? È per caso oppure il punto teoricamente dove c'era meno possibilità di trovare aperti, il punto più a rischio? Io questo non lo so, io però quello che vi dico è che noi non ci fidiamo di loro, cioè non ci fidiamo di loro anche perché la loro volontà è fare il terzo valico, è chiaro che, cioè almeno se
considerato quanto loro sono in malafede, cioè se, non so, avessero il dubbio che tutta l'area di Radimero è tutta libarna, farebbero di tutto per scavarne il meno possibile, per trovare meno reperti possibili e di conseguenza per avere meno possibilità di avere rallentamenti sui lavori. Cioè la ragione per cui inauguriamo il parco archeologico di Radimero, che è un gesto simbolico, è proprio questa: togliamo le loro reti per dirgli che loro se ne devono andare, e il nostro problema è che quel sito deve diventare un sito archeologico dove fare le cose che mi sembra tutti pure concordiamo sul fatto che sarebbe la cosa più intelligente da fare in quel momento. Poi va bene, è palese, come fai a fidarti di questa gente? Non puoi fidarti, cioè la loro volontà è di risolvere il problema il più velocemente possibile, no? Poi come lo faranno? Stiamo a vedere, magari non lo faranno perché non glielo faremo fare. Intanto il 5 aprile li mandiamo via, poi vediamo cosa succede dopo, insomma.